Ciao ragazze e bentornati in uno svuota la spesa Lidl ed Eurospin. Iniziamo con le cose frigo Lidl. Ho preso questi snack al cioccolato, una di ricotta salata, i bastoncini di surimi, questi tre yogurt, sono praticamente con i muesli. E poi ho preso l'hamburger di pollo e il kebab di pollo. Come pane e altre cose ho preso questo qui che è un multicereali. E qui c'erano due bombette di queste qui con la marmellata dentro per mio figlio. Poi ho preso come dispensa e non, andiamo a random, ho preso questi biscottini qui al burro. I tramezzini, quelli senza crosta, questa salsa per condimento per insalate, due di pistacchi, questi qui piccolini, poi ho preso quattro birre, queste patatine le ha volute mio figlio e queste altre le ho prese, sono quelle al bacon, poi questi altri coni. E poi ho preso le solite tre bottiglie di liquore alle erbe. E poi ho preso questo detergente per piatti della Q5 al limone. Erano tutti e tre in offerta. Poi ho preso questi biscottini qui tipo pan di stelle. Questi cookie. I Kinder Pane Choc. Queste caramelline qua. Gommose. Questo set di biscotti. Poi ho preso una tavoletta di cioccolata, questa qui bianca con la fragola. Una confezione di queste tre barrettine con frutta secca della linea greca. E poi una nuova confezione di mele essiccate, disidratate. Ultimi prodottini del Lidl ho preso il Lenor ammorbidente e l'Ajax Optimal 7. E questa era la spesa del Lidl. Adesso passiamo ad Eurospin. Allora, come frigo e freezer Eurospin ho preso le pizze, le vedete tagliate che già le ho posate. Poi ho preso due di chele di surimi che erano in offerta, l'altra è posata. Poi ho preso il risotto di mare, il sugo alle vongole, poi i soliti panciottini che prendo sempre, prosciutto e pomodoro mozzarella e funghi e mozzarella. E poi ho preso i funghi misti con porcini, questi surgelati. Come frigo ho preso due di pancetta affumicata, uno di grana padano grattugiato, un provolone piccante, una confezione di queste mozzarelle 4 da 125 grammi l'una che era in promozione. Poi ho preso un trancio di prosciutto crudo. Poi ho preso questi tortelli ai funghi porcini che nella mia Eurospin praticamente. Non li trovo mai, invece in questa dove sono andata ieri li ho trovati e vediamo come sono. Poi ho preso le classiche orecchiette. Poi una pasta brisée, un salame Milano, due pannocchie che a mio figlio piacciono da morire, uno di gorgonzola piccante. Questo formaggio qui che l'avevo preso da Lidl l'altra volta, invece l'ho trovato all'Eurospin con il peperoncino. Poi ho preso la salsiccia con tacchino e pollo che era in promozione, una confezione di prosciutto crudo e una confezione di würstel, i soliti che prendo. Come frutta e verdura avete visto già le pannocchie, poi ho preso
un avocado bello maturo, poi ho preso tre pesche, due sacchetti di patate, ho preso questo qui classico e poi ho preso l'arete grande che era in promozione, poi un iceberg, uno di pomodorino ciliegino e due melanzane belle belle grandi. Poi ho comprato questa tavoletta qui al cioccolato, uno di cacao amaro, si è schiacciata praticamente tutta la confezione. Poi ho preso tre ciambelline di queste qui al cioccolato. Ho voluto provare questo succo ananas e cocco. Ne ho presi due. Poi la carta igienica, quella che prendo sempre. Ho preso questa confezione Grandi del Risparmio del latte parzialmente scremato. Sono 6 confezioni. Poi ho preso queste patatine nel tubetto, due di funghi champignon. Poi ho preso due di mais dolce, uno di maionese, quella grande. Poi ho preso uno dei funghi coltivati, uno di pomodorini secchi, uno di pate ai carciofi, poi ho preso due scatolette per il gatto, una con il pesce e una con il manzo. Poi i carciofini alla contadina, questa è la confezione grande, appunto del Grandi del Risparmio. Era in promozione e poi un antipasto di verdure. Come ultime cosine Eurospin ho preso un pacco di fusilli, questi qui del Grande del Risparmio, un pacco di crackers con riso soffiato, mio figlio ha voluto anche queste caramelline. Poi ho preso due bottiglie di olio di semi di girasole. Poi una passata, una bottiglia di tè al limone, un pacco di cannucce colorate, due confezioni di tavolette per WC, un pacco di patatine al rosmarino, i croissant con la crema che erano in offerta e poi ho preso il cioccolato extra fondente, questi snack con cioccolato e caramello e questi snack ai cereali. Niente ragazzi, questa era tutta la spesa, se non mi dimentico nulla. Ah sì, c'era anche un pacco di croccantini per il cane, ve li faccio vedere subito. I croccantini sono questi qua da 10 kg. E niente ragazze, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like e seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!